ti vedo! Città sempre più videosorvegliate per garantire la sicurezza dei cittadini e la privacy. Quanti occhi sono puntati sulla popolazione del Canton Ticino? A patti chiari, diamo i numeri. La fine dell'anonimato. Il test di patti chiari. 10 sconosciuti, 10 fotografie, un programma di intelligenza artificiale. Obiettivo? Identificarli. Rischi e derive del riconoscimento facciale. Spiati in casa. Tengono lontano i ladri, ma possono trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Quando la vita privata è messa a nudo. Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci qui, torna Patti Chiari, puntuale, il venerdì sera, in prima serata alla RSI. Beh, lasciatemi dire che io spero che noi vi siamo mancati, perché voi davvero siete mancati tanto a noi. Questo è un programma che facciamo grazie alle vostre storie, ai vostri racconti, insomma questo è il vostro programma e quindi siamo veramente contenti e orgogliosi di poter tornare a far sentire la vostra voce. Allora, questo è un programma che parla tanto di diritti, soprattutto i diritti dei cittadini. Allora, questa prima edizione la apriamo proprio affrontando questo tema e lo facciamo con un semplice test, semplice quanto potenzialmente invasivo, perché tutto l'avete visto dal sommario, parte da una foto. Dove si può arrivare da una foto? A che punto possiamo arrivare a scoprire elementi partendo da una semplice foto? Lo facciamo per parlare di videosorveglianza e con noi stasera in studio c'è una persona che insomma è rimasta intrappolata nel nostro test e ha accettato di parteciparvi. Buonasera. Buonasera. Allora, dopo non svegliamo che cosa abbiamo fatto, dopo lo scopriamo bene, però diciamo perché lei ha accettato di partecipare a questo test di patti chiari? Ma principalmente per curiosità, quando mi hanno presentato l'esperimento ero davvero curiosa di capire fino a che punto si poteva arrivare, quindi di vedere l'esito finale. Quindi questo è il motivo principale. Questo è il motivo principale. Lei è qui stasera perché qualcosa è evidentemente successo, ma vediamo cosa, vediamo a chi, a quante persone. Diciamo, tutto inizia appunto da un'immagine, un video, come quelli che ogni giorno le telecamere di videosorveglianza filmano in tutta la Svizzera, in tutta la Svizzera italiana, in Ticino, diciamo in tutto il mondo, Eleonora Terzi. Eh sì, diciamo proprio in tutto il mondo, non solo nel Canton Ticino. E tutto inizia così, da un'immagine. Ma poi non si sa bene dove si può arrivare, soprattutto se le telecamere sono tantissime. Ma quante sono? Ce lo siamo chiesti, è un dato ufficiale, pubblico, noi non l'abbiamo trovato e questo ci è sembrato strano perché in fondo tutte le telecamere dovrebbero essere segnalate. Servono effettivamente per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, ma il cittadino non può essere filmato di nascosto. Assolutamente no. E quindi abbiamo chiesto a tutti i 106 comuni del Canton Ticino di fornirci il dato. E qui diciamo che con la trasparenza qualche problema c'è stato, cioè, insomma, c'è qualcosa che non ha funzionato. Però riusciamo a dare il dato stasera. Riusciamo a dare il dato, quasi tutti i dati. Un po' una novità, è uno scoop, diciamo, tra virgolette, perché ufficialmente a livello pubblico non esiste. Intanto vi chiediamo di stare con noi e di rispondere al nostro sondaggio, che chiaramente riguarda la videosorveglianza, quindi videosorveglianza nei comuni. Le risposte sono in gran parte favorevoli, siamo quasi al 70% che si dice favorevole, anche se c'è un 30% che dice favorevole ma con dei paletti, con misura. Il 31% si dice invece contrario. Ha votato lei? No. Cosa voterebbe? No. Io sarei dalla parte del 40%. Favorevole senza se, senza ma. Sì. Va bene. Continuate a porci le vostre domande e a scriverci attraverso i nostri soliti canali. Benissimo, allora noi speriamo che voi possiate partecipare in tanti perché è un tema veramente che tocca, come dire, proprio veramente a fondo i diritti dei cittadini. Stiamo parlando appunto delle telecamere di videosorveglianza nelle città, quelle gestite appunto dalle polizie che si stanno moltiplicando. E poi ci sono però anche, penso che le conosciate, le webcam pubbliche, quelle che per esempio filmano le piazze. Una di quelle più note, la più nota forse in assoluto perché anche nella città più grande, è quella che c'è a Lugano, Piazza della Riforma, sono telecamere accessibili a tutti, ci potete entrare, questo è quello che si vede in questo momento dalla telecamera webcam pubblica su Piazza Riforma, questa è l'immagine che passa adesso in diretta. Allora, proprio per parlare di questo tema abbiamo anche un paio di ospiti in piazza che parteciperanno alla puntata e con loro c'è Paola Leoni. Paola,
Sì, esatto, siamo qui proprio inquadrati dalla webcam su Piazza Riforma, quindi nella città di Lugano, e siamo qui con degli ospiti che, insomma, sui quali scoprirete qualcosa nel corso della puntata. Però io direi per il momento di cominciare a scoprire come la pensano sul nostro sondaggio. Quindi partirei magari da lei. E, ecco, favorevole, contrario, favorevole con misura la videosorveglianza? Sicuramente favorevole, con qualche paletto di sicurezza, ma sicuramente favorevole. Stefano Doninelli, la sua opinione su questo sondaggio? Ma io assolutamente sì, con le regole giuste, come diceva Giacomo. Quindi sì, con le regole. Abbiamo anche con noi Martino Colombo, e il suo parere? Io sono tendenzialmente contrario, perché abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stata un po' una fuga in avanti e la cosa, a mio modo di vedere, sta sfuggendo di mano. Beh, diciamo, partiamo già con insomma, una controversia qui in Piazza Riforma. Tra l'altro, io ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo, noi siamo qui durante tutta la puntata, quindi se qualcuno magari invece di stare sul divano vuole unirsi a noi e seguire da qui la puntata di Patti Chiari, naturalmente sarà benvenuto o benvenuta. Benissimo, tra l'altro non sta nemmeno piovendo, vedo, quindi alzatevi dal divano e andate in piazza. Devo dire che le persone che sono lì, alcune di quelle persone sono anche state intervistate nel filmato che vedrete tra un attimo. Avete visto che è un tema delicato, con interessi contrapposti, la privacy, la protezione però anche dell'ordine pubblico, insomma un tema che divide moltissimo. E in Svizzera e anche in Ticino c'è qualcuno che proprio cerca di tutelare la nostra privacy. Con noi stasera l'incaricato protezione dei dati del Canton Ticino, Giordano Costa. Buonasera. Buonasera. Salve. Salve signor Costa, prego, si accomodi pure. Allora, ha visto e ha sentito già opinioni a confronto il nostro sondaggio. Sì. Mi piacerebbe che dicesse la sua su quel sondaggio lì che abbiamo realizzato. 40% favorevole, senza se, senza ma, la videosorveglianza, no? C'è chi invece dice con misura, un 30% contrario. Lei dove voterebbe, se da normale cittadino? Senza troppi, deve votare lì dentro. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie mille per questo invito. Si tratta di un sondaggio che ci fa vedere le paure delle persone. C'è chi ha paura per la propria sicurezza e quindi sono più favorevoli all'uso delle videocamere. C'è invece chi ha più paura per i propri diritti di protezione della privacy, di libertà di movimento, senza doversi sentire costantemente monitorato e documentato da parte dello Stato. E lei dov'è? Beh, qui su questa domanda potrei già barricarmi dietro al mio sacrosanto diritto alla privacy. Non rispondere, vabbè, cominciamo bene. Le darò una risposta. Anche perché bisogna ridimensionare queste paure e cercheremo di farlo questa sera assieme, sperando di farcela tutti insieme. Allora, io sono favorevole con molti paletti. Ok, quindi voterebbe tendenzialmente con misura. Allora, con misura, in modo ponderato, proporzionato, può avere la sua utilità, okay, anche se non è lo strumento più potente assoluto per risolvere i problemi odierni legati alla sicurezza. Allora ci arriviamo, abbiamo anche un bel filmato che hanno realizzato i colleghi, lo guarderemo assieme. Io ho subito una domanda però relativa proprio al nostro collegamento, siamo collegati con Piazza Riforma, c'è questa webcam pubblica che filma la piazza. Allora, questo tipo di immagini non sono troppo invasive della privacy, si riconoscono le persone? Cioè, dal suo punto di vista, lei sa che c'è questo tipo di webcam a Lugano? Allora, lei mi sorprende molto con questa webcam. Devo dire che sono effettivamente sorpreso di vedere che una webcam, che di solito è usata per altri scopi, con angoli molto più ampi, per delle panoramiche sulla bella città di Lugano o per vedere se fa bello o cattivo tempo. Sulle piste da sci. Sulle piste da sci, per capire se andarci o meno a sciare quel giorno lì, eccetera. Qui invece abbiamo effettivamente un problema con questa webcam, perché permette di riconoscere fin troppo facilmente le persone che vi transitano. E quindi, benché posso immaginarmi che non ci sia nessuna registrazione di dati personali, pur sempre di un problema giuridico si tratta, perché è una trasmissione di dati
di un'immagine della persona tutelata in diretta in mondovisione, e quindi mi verrebbe subito da dire qui o mettiamo dei privacy filters sulle facce delle persone, oppure apriamo l'angolo di visione di questa webcam e ci allontaniamo al punto da non più poter riconoscere le persone che ora vediamo benissimo, certo. Meglio ancora, sa cosa farei io? Cosa farebbe? La spegnerebbe? La farei rimuovere. Addirittura? Ma certo, perché sinceramente, se devo valutare tra i pro e i contro, vedo soprattutto dei contro, le lesioni ai diritti di andare a venire dei cittadini senza sentirsi trasmessi in mondovisione, senza loro consenso. Signor Costa, questa è una telecamera che è qui da anni, è pubblica, la conoscono tutti, e non eravate al corrente? Allora, questo problema. Personalmente non ero al corrente di questa webcam, perché noi ci occupiamo normalmente di videosorveglianza per motivi di sicurezza, allora, quindi di polizia. Senta, mi permette, io la interrompo, perché quello che sta dicendo in fondo è veramente una novità, non mi aspettavo che lei dicesse queste cose qui stasera. Noi abbiamo invitato qui questa sera una rappresentante del municipio, volevamo farla entrare dopo il filmato, chiedo di anticipare i tempi dell'entrata perché non possiamo aspettare dopo per farla replicare, non so se dalla regia riescono già, se è microfonata e se è pronta magari me lo dite, perché pensavamo di farla entrare dopo e ecco, è pronta, benissimo. Allora cambiamo un po' dal vivo un po' quello che sta succedendo e diamo subito il benvenuto a Karin Valenzano Rossi, capo di Castera Sicurezza e Spazi Urbani di Lugano. Buonasera. 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 Scusi se abbiamo accelerato tutto. Va bene così. Dopo quello che ha detto il delegato, non potevamo aspettare il filmato per farla replicare. Ma ha sentito cosa ha detto? Questa telecamera qui andrebbe spenta. Non è una telecamera di videosorveglianza della polizia questa non fa parte della rete di videosorveglianza della polizia. Voglio ben sperarlo, perché infatti è una webcam della penso della città, del mi fa sì, non lo so se immagino che sia della città. Immagino che sia della città, ma per la webcam, che come ha ben detto lei, la sentivo da dietro le quinte, c'è da moltissimi anni e non è utilizzata come videosorveglianza. Però pone un problema, no? Anche se non è utilizzata come videosorveglianza, perché il comune non potrebbe, da quello che ha detto, io far vedere in mondovisione le persone che passano per la strada. Stesse persone che se vado in piazza le vedo. Ho capito, ma non è che uno quando la vede in piazza la vede fisicamente, invece uno non sa di essere filmato lì nella piazza. Penso che questa è quella che si vede dal portale della città se si entra guardando la webcam, immagino. Io guardo solo quella della montagna per vedere che tempo fa, però anche lì mi sono resa conto che si vede lo sciatore che scende per esempio dalla seggiovia molto bene, poi non lo riconosci perché ha il casco. Quindi secondo però lei... le webcam solitamente sono così. Però qui mi coglie impreparata perché non fa parte della rete di videosorveglianza della polizia e quindi non è all'interno del tema della videosorveglianza della città. Allora. Però voi quindi come comune dice per noi andiamo avanti così, adesso vi interrogherete perché... No, certo, riporteremo a chi è di responsabilità, immagino che la comunicazione istituzionale della città, perché riguarda il portale la comunicazione della città, chiederemo e ci interrogheremo su questa web. Scusi, lei parla della comunicazione della città come se lei non c'entrasse niente con la città, lei è municipale di Lugano. Certo, ma non fa parte della videosorveglianza. No, abbiamo capito questo, però diciamo... Certo che ci interrogheremo. Quasi ancora peggio, nel senso che fa parte di una decisione del comune, no? Che decide di mettere lì una telecamera che forse non bisognava informarsi prima, chiedere un consiglio, perché sto stupito anch'io. Lì no, è ma da come, anni. Ma immagino che ha precisato, non so se ho sentito tutto quello che ha detto, appunto l'incaricato sulla protezione, sulla vigilanza dei dati, non è l'ufficiale di controllo di quello che succede sul territorio in modo proattivo, anche perché appunto questa webcam c'è da molti anni, allora, e non penso che lei l'abbia preventivamente controllata. Noi so che quello che facciamo, i regolamenti che emaniamo come città di Lugano passano come preavviso solitamente all'incaricato sulla protezione dei dati piuttosto che alla SEL quando dobbiamo fare. Vuole replicare? Questo però non è oggetto del regolamento. Magari brevemente, assolutamente. Questo non è oggetto del regolamento comunale di Lugano sulla videosorveglianza del demanio pubblico. È tutt'altra cosa. Io posso capire molto bene la delegata del Dipartimento Sicurezza che non ne sappia molto, perché effettivamente
posso immaginarmi sia una webcam che è stata posizionata lì per non meglio precisati motivi di promozione del territorio, certo, per esempio, per quello queste che... cose qui. Però pone problemi una... Ma pone un problema, ma non per l'incaricato cantonale, se devo essere preciso, ma per l'incaricato federale, perché okay, dal mio punto di vista qui il comune non agisce in qualità di istituzione pubblica, ma come un semplice privato, e quindi questo tipo di violazione dei dati personali, delle immagini delle persone sarebbe vietata, sarebbe di competenza dell'incaricato federale. Okay. E sarebbe vietata perché ma direbbe le stesse cose comunque. E sarebbe vietata perché un privato non potrebbe farlo. Vietata con le cautele che le dicevo prima, quindi, si può fare anonimizzando filtri della privacy oppure grandangolare. Ok. E meglio ancora, dicevo, secondo me. Beh, abbiamo un inizio. Dopodiché io non ho mai visto una webcam che riprenda qualsiasi tipo di luogo turistico da noi, che con questi accorgimenti, almeno ancora non li ho visti. Forse ci siamo sempre preoccupati di dare le garanzie del caso sulla videosorveglianza, perché ci rendiamo conto che si entra, mentre per gli aspetti di promozione del turismo lo fanno gli enti di turismo, lo fanno le stazioni sciistiche. Dipende come inquadrano, eh. Sì, sì, no, ma appunto le dico, la modalità, se lei guarda su quelle delle piste di sci, si vede benissimo il turista che scende. Sì, spesso però, i caschi, e così uno non deve essere riconosciuto. Però non c'è un filtro. No, non c'è un filtro, ma non dipende, penso, dal modo di inquadrare. Se un casco rosa shocking mi riconosce subito. No. Sì, lei usa quello. No, se posso. Allora, il filtro sarà uno degli accorgimenti che sarà previsto dalla nuova legge cantonale quadro sulla videosorveglianza pubblica, almeno per quanto riguarda quella ufficiale. Qui stiamo parlando di una videosorveglianza per non meglio precisati scopi del comune. Ok, allora, però comunque è un inizio un po' a sorpresa, è interessante, vi poniamo la domanda e sicuramente il comune dovrà farci una riflessione, penso, alla luce di quello che è stato detto. Adesso però vi porto nel tema, che sono le telecamere di video sorveglianza, quante sono, come vengono utilizzate, se davvero rendono le nostre città così sicure. Molte domande e le risposte nel servizio di Eleonora Terzi e Valerio Scheggia. Filmati. Seguiti. Spiati. E identificati. Fantascienza o futuro prossimo? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici, tredici, 14 e 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 telecamere solo in zona Parco Ciani. Ma quante ce ne saranno in tutto? Finora i comuni potevano installare una rete di videosorveglianza abbastanza liberamente. In fondo, serve per garantire la sicurezza. Ma non si starà esagerando? Simona Genini, avvocata e gran consigliera liberale radicale, ha recentemente espresso dei timori sulle possibili derive della videosorveglianza. Martino Colombo, avvocato ed esponente del Movimento per il Socialismo, con il suo partito ha manifestato preoccupazione per la gestione delle telecamere a Bellinzona. E proprio con loro percorriamo le strade delle nostre città per valutare la situazione. Ne vediamo subito una qua di telecamera, già subito qua all'entrata. Eccola, qua. No. Comuni e istituzioni hanno l'obbligo di segnalare la presenza delle videocamere. Il cittadino può sì essere filmato, ma deve essere informato. Qui ne vediamo ancora una. Qua un'altra. Io non vedo qua cartelli che mi dicono zona videosorvegliata. No, sotto le telecamere no, non ci sono cartelli. Non ci resta che verificare all'entrata. Saremo più fortunati?
Ecco, il cartello c'è, forse un po' in alto, perché dovrebbe essere forse un po' più grande e un po' più visibile. Ma cosa c'è scritto? Allo scopo di garantire la vostra sicurezza, vi informiamo che... State entrando, forse? Sì, che state entrando in una... un'area di videosorveglianza, però è difficile. In centro, saranno più leggibili? Qua c'è il cartello della città. Ma non segnala la presenza di telecamere. Diciamo che qui comunque un'indicazione ci sarebbe. Forse è esagerato pretenderlo sotto ogni telecamera, ma che la piazza sia videosorvegliata va detto. Non ci arrendiamo. Là forse? Sì, in effetti sì, lì all'entrata proprio. Non è proprio di facile lettura. Insomma, l'informazione al cittadino è lacunosa? Il municipio è al corrente di questa pecca? C'è già un progetto di miglioramento di questa segnalazione, perché la rete di videosorveglianza è stata introdotta a fasi e quella più vecchia magari risponde meno ai criteri odierni di una corretta segnalazione. A Bellinzona incontriamo Martino Colombo. Malgrado le rassicurazioni ricevute dal municipio, resta convinto che oggi in città ci siano troppe telecamere. Una persona che si muove, per esempio, da Lugano a Bellinzona, sul treno vi sono le telecamere, in stazione vi sono le telecamere e se continua verso il fondo continuerà ad essere ripresa dalle telecamere. Non potersi sottrarre vuol dire che di fatto la misura è sproporzionata. Eppure Bellinzona ha previsto di installare altre telecamere su Viale Stazione. Ma esiste un problema di criminalità? Da quello che le autorità hanno detto, in particolare anche la Polizia Comunale, non si riscontra un aumento significativo. Mettere sotto osservazione decine di migliaia di persone per controllare un'attività, diciamo, di spaccio che non è considerata nemmeno dalle autorità preposte è preoccupante, penso che sia sproporzionato. Eppure, qualche giorno dopo... La telecamera alle nostre spalle è stata installata recentemente. C'era un motivo di sicurezza, un'esigenza particolare per questa nuova installazione? No, problemi particolari gravi no. La valutazione è stata fatta per completare un po' tutta quella che è la copertura del centro storico di Bellinzona, di cui passano tante persone, per cui si è ritenuto importante che ci fosse una telecamera anche in questo posto. Insomma, anche per il comandante della Polizia Comunale, nel centro di Bellinzona la criminalità non è in crescita. Le telecamere, quelle, invece sì. Ma almeno sono segnalate correttamente ai cittadini? Se in Largo Elvezia il cartello è ben visibile, in Piazza del Sole molto meno. Uno potrebbe anche dimenticarselo, no? O addirittura non farci caso. Ma se non le vediamo, come fanno ad avere un effetto dissuasivo? Francisco Clauser è professore di geografia politica all'Università di Neuchâtel. Tra il 2015 e il 2016 ha studiato l'impatto della rete di videosorveglianza sulla criminalità e sulla sensazione di sicurezza dei cittadini nel quartiere Paquis a Ginevra. Oggi torno nel quartiere e cammino in mezzo alle telecamere come se nulla fosse. Le videocamere si dimenticano, sono un concetto astratto. Questa invece, l'auto della polizia, questa la vediamo. Ci sentiamo osservati, infatti anche loro ci stanno guardando. E c'è una grossa differenza tra il controllo umano, che dà un senso di prossimità, e il controllo tecnologico che è distante. Ma allora le telecamere non sono efficaci? Sulla diminuzione dei vari tipi di crimine non c'è stato un impatto importante.
Le telecamere però permettono operazioni di polizia in tempo reale e l'invio di pattuglie in modo tempestivo. Sono risultate utili anche per chiarire certi reati a posteriori. Le telecamere hanno un effetto dissuasivo sui crimini premeditati, ad esempio i furti. La loro efficacia però diminuisce nettamente nei delitti emotivi o passionali. E in alcuni casi la loro presenza si rivela addirittura controproducente. Lo spaccio di droga non è scomparso, non è diminuito, è solo diventato meno visibile. Si svolge di nascosto e questo è stato un effetto negativo. Il problema è diventato più difficile da gestire. Le telecamere di videosorveglianza non possono risolvere i problemi di droga. Non hanno questo scopo. Ma i cittadini si sentono più sicuri grazie alle telecamere? E soprattutto sanno che ci sono? No, non lo sapevo, lo scopro adesso. Non l'avevo notata. Non so. Ah, sì, eccola là, è là un'altra, sì. Sono poco visibili, ma ci sono in tutta la città. Ma non ho visto grandi cambiamenti. Ma servono per la sicurezza. Lei si sente più sicura? Se dovessi essere in pericolo lo sarei lo stesso, ma le telecamere aiuterebbero a ricostruire quanto è successo. Cittadini e studio giungono alle stesse conclusioni. Le telecamere sono efficaci solo se si è coscienti della loro presenza. Perché siano efficaci, perché rassicurino, le autorità devono essere trasparenti, organizzare delle giornate di porte aperte, accogliere i cittadini alla centrale, spiegarne l'utilizzo, i successi. Bellinzona sembrerebbe andare in questa direzione. Sebbene nelle strade manchi qualche cartello, la lista delle videocamere di sorveglianza con tanto di marca e ubicazione è pubblica. In tutto ne contiamo 112. Ma cosa ha spinto Bellinzona a pubblicarla? Non è stata una scelta di trasparenza, ma un obbligo istituzionale, perché comunque è stata inoltrata un'interrogazione parlamentare e quindi si è dato risposta a questo atto. Malgrado tutto, un esempio da seguire? È anche un obbligo che ha la città, proprio perché non può permettersi di filmare in segreto. Allora, certo, se Bellinzona è l'unico comune, direi che forse sono gli altri comuni che dovrebbero fare il lavoro e pubblicare o comunque rendere accessibile su richiesta questa lista. 21, 22, 23, 24, 25 e 26, 27, 28, 29... Se ne vale 15, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, 36, 37. A Lugano, come avrete capito, di liste non ce ne sono. Quante telecamere sono installate a Lugano? Abbiamo 385 telecamere nella videosorveglianza cittadina, di cui 70 sono per il traffico, il resto sostanzialmente per la videosorveglianza di sicurezza. 385 telecamere, un bel numero. Sommate a quelle di Bellinzona arriviamo a 497 apparecchi. Ma quanti altri occhi ci sono nel cantone? Nessuno, a quanto ci risulta, ha fatto i calcoli fino a oggi. E allora ci armiamo di pazienza e scriviamo a tutti i 106 comuni. Nel frattempo andiamo a Locarno. Qui ci sono 164 telecamere pubbliche e quanti cartelli? Qua non abbiamo nessuna indicazione, non è segnalato. In pochi metri, telecamere 4, indicazioni 0. Nessun cartello, nemmeno l'entrata, non abbiamo visto una segnalazione generale. Dopo un chilometro e mezzo abbiamo individuato 20 telecamere e 0 cartelli. Ma poi? Ecco!
zona sorvegliata, dovrebbe a dir la verità essere un po' più visibile al pubblico. Beh. Ordinanza municipale del 22/1/2004. 2004? Il nuovo regolamento sulla videosorveglianza è stato adottato nel 2019. Forse è proprio l'ora di un aggiornamento generale. Ma i diretti interessati, i cittadini, cosa pensano della presenza delle telecamere? Ad esempio, ai luganesi vivere con 385 occhi puntati addosso non crea problemi. Tempo fa ero contrario perché pensavo che violavano la privacy. Adesso antepongo un discorso di sicurezza a un discorso di privacy. Un mondo come quello di oggi è importante che si possa tenere traccia di tutto quello che succede. Favorevole, però dipende dove. Favorevole perché comunque c'è bisogno della sicurezza. Senza le telecamere ne avremmo molti di più di reati. Qua a Lugano c'è solo un punto che è un po' da tenere un po' sott'occhio, che è la stazione di Lugano. Ma quindi nessun timore per la privacy? Non ho niente da nascondere, io sono felice. Se come persona svolgi una vita normale, non ti disturba più di tanto. È soltanto nelle mani della polizia, comunque delle forze dell'ordine, mi sento già più sicura. Ma allora, le forze dell'ordine che cosa vedono esattamente? Questi occhi puntati su di noi, come ci scrutano? Siamo riusciti a scoprirlo. Siamo a 36 metri e 50 centimetri. Quasi 40 metri dalla telecamera. Eppure, i dettagli sono perfettamente visibili. I volti, che noi abbiamo reso anonimi, sono riconoscibili. Qui si legge addirittura il menù del giorno. Strumenti potenti e legali. Ma in futuro potrebbero trasformarsi in un'arma di sorveglianza di massa? Ci armiamo degli strumenti necessari e tentiamo un test. Fotografiamo una decina di persone sconosciute tra Lugano, Locarno, Bellinzona, Mendrisio e Chiasso. Senza sapere nulla di loro, proveremo a identificarli grazie all'intelligenza artificiale. Useremo un programma di riconoscimento facciale. Ci riusciremo? In attesa di scoprirlo, torniamo a Ginevra da Francisco Clauser, l'autore dello studio sull'efficacia della videosorveglianza. L'installazione delle telecamere è costata un milione, più un altro milione all'anno per le spese di utilizzo. Quindi, per i primi due anni possiamo parlare di un budget di 3 milioni e con questa somma si possono fare molte cose. La grande domanda riguarda l'efficacia. Con i soldi che sono stati investiti, avremmo dovuto e potuto fare altro? Alcune città questa valutazione l'hanno fatta. A Thun nel 2015 avevano testato la videosorveglianza ed erano giunti alla conclusione che c'erano meno benefici di quelli che si aspettavano e quindi l'hanno abbandonata. A Lugano, la rete di videosorveglianza è costata 5 milioni di franchi per l'installazione. Senza contare le spese di manutenzione, 40.000 franchi all'anno. Ne è valsa la pena?
Nel 2022 abbiamo avuto 610 richieste di fornire immagini o cercare immagini riferite a possibili situazioni da chiarire, e su questi 610, 505 hanno dato esito positivo, nel senso che abbiamo trovato immagini, abbiamo potuto fornire immagini agli inquirenti che permettessero di approfondire quanto successo. Quindi 505 casi risolti grazie alla videosorveglianza? L'esito del procedimento questo non glielo so dire. Le so dire che in 505 casi su 610 richieste c'erano immagini che potevano quindi essere utilizzate per chiarire i fatti. In Ticino non è noto il numero di casi giudiziari risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Però i video si sono rivelati utili in casi come la truffa del falso nipote, l'incendio al negozio White o l'aggressione all'autosilo Balestra. E ci mancherebbe, visto il costo. E il loro numero. Siamo arrivati alla fine della nostra raccolta dati. Sappiamo quante telecamere ci sono in Ticino. Abbiamo ottenuto 106 risposte, ma per i comuni di Gambarogno, Bastagno, Vico Morcote, Lavertezzo, si tratta di un dato sensibile. Per questo motivo non deve essere divulgato. Che strano! Altri 102 comuni non la pensano così. E quindi ecco i dati. Nel Canton Ticino sono installate almeno 1.969 telecamere pubbliche. Come dire, una telecamera ogni 178,8 abitanti. Oppure una telecamera ogni 1.400 metri quadri. Le registrazioni sono conservate da 2 a 100 giorni a seconda dei comuni. Ma per avere un po' di privacy... Se volete mangiare un gelato in Santa Pace, potete sempre andare in uno dei 23 comuni che ci hanno scritto di non avere telecamere, come Cureglia. E qui, lontano da occhi indiscreti, attiviamo il programma di riconoscimento facciale. Riuscirà a identificare gli sconosciuti che abbiamo fotografato? Ebbene, avete visto, tanti interessi contrapposti, suscita molto dibattito l'aspetto legato alle telecamere di videosorveglianza. Poi c'è il nostro test, beh, un pochino avete capito com'è andata, perché se c'è qui la signora che abbia una delle persone che abbiamo fotografato, beh, lei sicuramente l'abbiamo rintracciata, lo vedrete dopo perché vedrete anche quanti ne abbiamo rintracciati e come. Però, subito un dato, signor Costa, 1969, ce ne sono di più perché alcuni comuni non hanno voluto darci i dati, 4. Uno c'era dato, ma senza, chiedendoci di non renderlo pubblico, gli altri 3 non ce li hanno nemmeno forniti. Allora, ma detto questo, conosceva questo dato? Allora, noi abbiamo una visione soltanto parziale, molto parziale, del numero di videocamere sul territorio. Ciò detto, è chiaro che questo numero può impressionare, ma dobbiamo tener conto anche dell'ampiezza del territorio. Ma, e qui devo mettere il mio primo grande paletto alla videosorveglianza di cui parlavo prima, bisogna partire dai compiti di polizia locale. E qui è chiaro che può stupire anche un 400 videocamere a Lugano. Quali sono i compiti di polizia locale? Parliamo di risse, di vandalismi, di littering, di cattiva gestione dei rifiuti, di graffiti, di gestione del traffico locale e qualche altro compito che la legge sulla collaborazione tra le polizie trasmette ai comuni. Quindi, tenuto conto di questo preciso scopo, effettivamente questi numeri sono impressionanti. Sono impressionanti. Assolutamente impressionanti, e da chiedersi in che misura siano proporzionati e giustificati. Perché il problema è la proporzionalità, cioè non vanno usati per esempio per andare a vedere se uno fa il littering o cose del genere. Allora, le spiego, vanno usati soltanto per i reati gravi di queste categorie di cui le stavo parlando. Quindi possono riprendere solo il littering grave, le risse, la rissa grave e quant'altro, ma allora, non il littering leggero, sì, eccetera. E qui riusciamo adesso a farci un'idea un po' più chiara della dimensione, della proporzionalità, della dimensione territoriale della videosorveglianza in questo cantone. Spero che questo paletto sia stato messo abbastanza chiaro. Molto chiaro, infatti. Bene. Sentiamo cosa ne pensa, perché ha sentito. Allora,
non 400, detto 385, detto così può sembrare poco, tanto, ma rispetto a quello che dice il signor Costa è impressionante. Quindi state invadendo la città di telecamere? No, assolutamente no. Lo dice lui, non io. Assolutamente no, e rispetto tra l'altro al grado di sicurezza che ci richiede la politica e i cittadini sembrerebbero anche troppo poche, perché noi le abbiamo prevalentemente nel centro cittadino e non sparse su tutto il territorio, proprio per assolvere a quei compiti di garanzia della sicurezza che sono stati indicati. Il nostro è un progetto di sicurezza con le videocamere che parte dal 2009 e quindi negli anni si è anche affinato poi anche nei paletti e soprattutto nell'utilizzo. E nei numeri. Nel filmato si vede, non mi ricordo più quanto ha detto la distanza, ma abbiamo ben 36 visto metri. Abbiamo ben visto le scarpe e le stringhe. In realtà noi non abbiamo una videosorveglianza invasiva dove c'è un operatore che sta lì, zooma e va a guardare le scarpe del cittadino. Anche perché sarebbe, credo... Sarebbe impossibile, vorrebbe dire... avere forse illegale, non lo so, non lo può fare, ma... Non abbiamo questo tipo di videosorveglianza. Noi abbiamo questo numero di telecamere dove una buona parte di queste videocamere sono, come abbiamo detto, per monitorare la situazione del traffico, non per andare a dare la multa a qualcuno, ma per monitorare la situazione generale del traffico a Lugano, che sappiamo essere un tema delicato, e poi per avere una sicurezza delle telecamere sul territorio dove, se succede qualcosa, come detto nei casi che abbiamo indicato prima, possiamo andare e ci sono degli operatori autorizzati con delle chiare regole che devono rispettare, con una proporzionalità chiara a fronte di una richiesta da parte della magistratura, possono andare a verificare le immagini così da dar seguito a queste richieste. Abbiamo sentito prima l'indicazione dei casi, non andiamo a vedere che colore scarpe ha il signore che sta passando in Piazza Riforma, è la potenzialità. E non andiamo a controllare al SAS che menu fanno giornalmente, però nell'eventualità in cui ci sia una manifestazione in piazza che possa pregiudicare l'ordine pubblico allora in quel caso si può anche switchare su una videosorveglianza invasiva, perché in quel caso sì, c'è qualcuno che magari monitora la situazione. Però la domanda potrebbe essere come facciamo esserne certi, vabbè, bisogna affidarsi chi controlla il controllore. Allora qua non dobbiamo sovvertire però i principi del nostro Stato, che partono dalla buona fede. Certo, no? Ma lei è stupita da cittadina? Ma come, allora, ne vede abbastanza, ne vorrebbe di più? Allora, il numero è sicuramente importante e non saprei dire se ne voglio di più o ne voglio di meno, però concordo con il fatto che io da cittadina ho una grande fiducia nelle nostre autorità e nella nostra polizia, e quindi cioè, per me va bene, va nel bene. Senso che ritengo che se hanno deciso di posizionarle in determinati luoghi vuol dire che è adeguato, e poi non nego che potrebbero esserci degli abusi, perché in tutti gli ambiti ci sono, però sicuramente stiamo dicendolo, come diceva la signora Valenzano, ci sarà chi provvede a valutare la situazione. Allora vi faccio andare avanti, fatemi far entrare l'ultimo ospite di stasera, perché c'è comunque qui un'associazione che si occupa dei diritti delle persone, è rappresentata appunto da una persona che è qui questa sera, si tratta di Amnesty International, e con noi per Amnesty International per la Svizzera italiana c'è Sara Rusconi. Buonasera. Salve. Buonasera. Salve. Prego, si accomodi, signora. Allora, le faccio fare un commento, poi torno dal signor Costa e poi ci colleghiamo e vediamo anche la gente come sta reagendo. Allora, ha sentito un po' le reazioni, cosa diceva la municipale di Lugano. Allora, da un certo punto di vista, queste telecamere, lei ha visto, danno sicurezza. Cioè, le persone intervistate, praticamente il 100%, ha detto va bene così. È vero, lo posso anche capire, questa sensazione di sicurezza. Forse si va a diminuire il sentimento di insicurezza che hanno le persone. Il professore dell'università però dice di fatto l'impatto non è così significativo, e ci sono poi tutti quelli che sono i problemi legati a un dovere che ha lo Stato, che è quello di proteggere la nostra sfera privata di cittadini. Quindi siamo lì. Effettivamente io devo dire che i numeri e anche la qualità di queste immagini sono abbastanza impressionanti, e
come nota, io so di mamme che usano le webcam, una in particolare che l'altro giorno però non era attiva, quella che dà sullo skate park, per tenere d'occhio i figli. Ce n'è una sullo skate park e ancora sì, più... Per cui, se riusciamo poi a farla vedere. La videosorveglianza c'è e viene usata magari in modo non previsto. Ma uno potrebbe dire, ha sentito, no? Ma in fondo tengo d'occhio i figli, sono tranquillo, perché cosa c'è di male? Ha sentito, io non ho nulla da nascondere. Cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento? Nel fatto di dire, beh, in fondo cosa faccio di male? Guardo mio figlio, non ho nulla da nascondere, non sono un ladro, non rubo. Che mi guardino, che mi importa? No, lei vedo che dice no, ma sentiamo le due risposte e poi la signora. Ma io penso che la questione è che ci vogliono, c'è un rispetto delle proporzioni, delle dimensioni. Quando sono così tante diventa una sorveglianza di massa. Siamo tutti sempre sorvegliati. Io mi sono ritrovata a guardare il video e ho detto, cavoli, quando vado al lavoro, cammino attraverso la città a piedi, le becco tutte, più o meno. Le becco dove sono? Tutte. No, io non lo sapevo prima, perché non vado in giro così, però adesso mi rendo conto di fino a che punto, volendo, si può sapere esattamente da dove passo, a che ora, eccetera. Signor Corso, visto che scuoteva la testa, poi la signora e poi ci colleghiamo con la piazza. Anzi no, prima sentiamo, andiamo a vedere queste telecamere dove sono, perché abbiamo fatto una mappa. Visibili. Visibili, sono visibili, ma bisogna guardarle, perché sì, però sono, cioè, bisogna sapere dove sono. Basta alzare la testa. Sì. Certo, sì, prego. Allora, signor Mamone, ho un impellente bisogno di piantare ancora alcuni paletti. Lei pianti tutti i paletti che vuole. E alla fine capirà appunto io sono a qui, quanto guardi. Si riduce effettivamente la necessità di questa videosorveglianza. Faccio notare una cosa che mi è saltata all'occhio guardando il primo filmato. Sugli schermi della sala operativa, sala di videosorveglianza della Polizia Comunale, tra le varie schermate che si sono viste c'erano non soltanto quelle relative al traffico, per le quali è permesso avere una videosorveglianza osservativo-repressiva, ma anche sulle persone per le quali è proibito, secondo il regolamento comunale, secondo la futura legge cantonale, avere una sorveglianza osservativa, anche solo osservativa, e non parlo di quella invasiva. Quindi già lì ho notato un problema di uso che non è adeguato. Aspetta, lasci replicare, perché così dopo sì, mi dice il secondo paletto, se no li mette tutti insieme e dopo non riusciamo a replicare. Ci sono degli schermi, ma non abbiamo un operatore che guarda costantemente gli schermi. Sono schermate che possono cambiare a dipendenza della necessità. In quel caso si va ad osservare la situazione specifica, ma non c'è, che non ci sono operatori che stanno lì tutto il tempo a guardare le videosorveglianze da questo punto. La convince la risposta? Parzialmente, perché la definizione è molto chiara. I comuni non possono fare videosorveglianza osservativa sulle persone. Quindi mi sta dicendo che non ci può stare lì nessuno a guardarle. Il rapporto del 2021 non ha detto così, era uguale, non è stato cambiato. Il rapporto d'accordo. 2021 di controllo che è stato fatto sull'impianto di videosorveglianza della città di Lugano dava delle indicazioni finali, dove erano più delle attenzioni pro futuro, dicendo sappiamo che avete in progetto un'ultima fase, una seconda, terza fase, quindi state attenti alla proporzionalità, segnalatele meglio, e questo è un tema oggettivamente, perché adesso l'abbiamo ci arriviamo, dove c'è margine di miglioramento. Il rapporto 2021 non è la norma, non è la legge, no? No, però è il controllo dell'impianto di nostra videosorveglianza con il nostro sistema. Però dopo è arrivato il 2023, dove si è arrivati a questo progetto legislativo. È un messaggio. Quindi lei sta dicendo vi adeguerete quando esce. Noi ci adeguiamo sempre alle normative. Giustamente, non è entrata in vigore. No, certo. È entrata in vigore il 1 di settembre la protezione dei dati. Il secondo paletto glielo posso far mettere dopo, faccio intervenire la collega dopo intervenite se volete dire le cose, anche lei signora. Allora, Eleonora, vediamo un po' di guardare questo numero di 1969. 69. Giusto, no? Sembra un anno di nascita. Nei comuni. Noi appunto abbiamo fornito questo dato complessivo, ma abbiamo anche, visto tutti i dati che avevamo a disposizione, cercato di fornirvi dei dati per i singoli comuni. Quindi abbiamo realizzato una cartina
che potete trovare sul nostro sito, ecco qua la vedete, e dove cliccando su ogni comune vedete il numero di telecamere installate. Ad esempio, se vogliamo fare provarne uno, Ramona, lei dove abita? A Mendrisio. Mendrisio, quindi se andiamo ce la mettono su, anche sul grande schermo, vediamo anche qui dalla regia, vi ringrazio tantissimo, ecco, ecco guardi. Quindi, allora, avete, quindi noi qui, andando poi sul comune di Mendrisio, si vede che ci sono 224 videocamere installate, che le immagini vengono conservate per 10 giorni. Che devo dire che 224 a Mendrisio, il rapporto rispetto a Lugano, non sono poche. 10 giorni, qui a Lugano invece le tenete? La conservazione delle immagini, 100 giorni, ed era stata una richiesta specifica del Ministero Pubblico, perché ci sono i reati penali a querela di parte che hanno 3 mesi per la querela, e quindi il Ministero Pubblico ci ha chiesto di tenere almeno per il termine della querela i dati, cosa che tra l'altro è recepita nel messaggio di legge e nella legge sulla protezione dei dati, quindi è conforme con quello che sono le indicazioni normative. Benissimo. Lei ha qualcosa da dire, dica, io e Paletti qui li Lugano quando 64 vuole. Chilometri di estensione territoriale, beh, ricordo. Mendrisio, diciamo che... Eleonora, c'era qualcos'altro? Niente, avete la cartina a disposizione, potete controllare il vostro comune, tranne nei 4 comuni rossi che ritengono il numero di telecamere installate un dato sensibile che non deve essere divulgato al pubblico, e quindi purtroppo non riusciamo a fornirvelo. Cioè, questa è un'altra cosa che non ho ben capito, mi spieghi lei, scusi, ma quei dati lì non sono pubblici, non devono essere forniti al pubblico? Chiunque li può ottenere agendo sulla base della legge sulla trasparenza. E quindi è un errore non fornirli? No, basta che... sì. Perché noi li abbiamo chiesti, non ce li hanno fatti, non ci hanno dato i dati, non ce li hanno forniti. C'è la legge sulla trasparenza. Quindi bisognava ricorrere alla legge sulla trasparenza. Invocare questa legge. Invocare. Chiedendo. E però va detto che questa legge ha delle riserve qualora interessi preponderanti contrari lo esigano, ma qui francamente non ne vedo. Non ne vede. Quindi no, assolutamente no. Quindi è già preoccupante che un comune, voglio dire, non, di sua sponte non renda pubbliche le informazioni. In fondo voi quel dato lì ce l'avete dato quando ve l'abbiamo chiesto. No? Per noi è un dato assolutamente pubblico, tanto è vero che le telecamere sono segnalate, è vero, c'è margine di miglioramento a Lugano, infatti ecco, le segnaleremo così. Sì, il problema quindi, è... sotto ogni telecamera andremo con una segnalazione e cercheremo adesso... Questa è nuova di oggi, questa notizia. Non è ancora quella definitiva, ma con anche un layout abbastanza significativo, di modo che si vedano. Fino ad oggi non era richiesto questo grado di trasparenza, miglioreremo. Ma faccio vedere, posso? Sì, non è quella proprio definitiva, la corporate forse non è ancora completamente rispettata, però l'idea è quella di avere una segnalazione... Su ogni telecamera lo farete? Sarà vicino a ogni telecamera. Quindi sulle 385... Quelle che saranno, quando saranno. La convince, vi convince in questo modo? Tranne quelle mobili, noi abbiamo anche delle telecamere mobili che posizioniamo solo in casi di necessità, in situazioni particolari, quelle evidentemente hanno un altro regime. Speriamo che siamo visibili, nel senso Pensate veramente... Qua. No, ma dipende anche dalle dimensioni e da dove vengono poste. Quello, devo dire che quello sul cancello del Ciani è impressionante. Sì, è quello che più conta, oltre a parte le dimensioni, che devono esserci, è il contenuto. Devono chiaramente indicare la presenza di una videocamera, l'organo responsabile, la base legale e idealmente anche lo scopo e la modalità di osservazione. E noi infatti stiamo ragionando se non mettere anche un QR code, di modo che così vai direttamente sul regolamento, vai direttamente sulle indicazioni che dovessi avere necessità. Dopodiché mi permetto solo una precisazione di modus di pensiero, perché è vero, abbiamo visto prima le stringhe della sua collega, no? Che questa tecnologia permette tanto, ma non vuol dire che si usi tutto, proprio perché si deve essere proporzionati con lo scopo che abbiamo, con dei regolamenti molto chiari, con delle autorizzazioni molto selettivi. Non sono immagini accessibili a tutti, a solo a persone autorizzate. È come dire che siccome esiste ChatGPT non ci sono più giornalisti. Adesso estremizzo un po'. Vedremo dove arriveremo. No, estremizzo un po', ma ne parliamo tra 2 settimane. Non è che perché la tecnologia permette che bisogna partire dal presupposto che lo Stato non faccia più i suoi compiti. Lo Stato deve continuare a garantire
tutte le libertà del cittadino nella proporzione adeguata con i suoi compiti, che sono quelli di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Il tutto sta in questo famoso equilibrio. E buonsenso con una grande trasparenza. Prego, noi riteniamo che questo sia fondamentale. Vuole dire qualcosa, signora? No, volevo giusto dire che sono fondamentali i famosi paletti di cui si parlava, che fissano i limiti per proteggere noi, alla fine. Allora, devo spezzare una lancia a favore della videosorveglianza e di quanto è appena stato detto da parte della signora Valenzano Rossi. È verissimo, e non bisogna mai perdere di vista qual è lo scopo della videosorveglianza, che è uno scopo di polizia. Non è che dobbiamo immaginarmi che dietro ogni videocamera ci sia un agente di polizia che per chissà quali altri scopi di schedatura politica o non so cosa ci stia sorvegliando. Non funziona assolutamente così, è utopico. E quindi... Quello lo fa TikTok. Esatto, non deve essere se così. Ci limitiamo all'uso ponderato e per questo scopo la videosorveglianza può avere una sua certa utilità ed è di principio legittima. Sottolineo di principio perché ci sono molte modalità di uso che non sono allineate al diritto. Ci sono molte modalità di uso non allineate. Adesso sì. C'era il problema della segnalazione che verrà corretta perché è assolutamente necessaria. Mi sembra che sia insufficiente, almeno a Lugano, ma non solo a Lugano. Rispetto alla webcam, dice. Rispetto alla webcam. Ah, sì. Beh, quello possiamo ammetterlo, sì, no, sì, signora? Sì, no, non ci sono dubbi. Ma su questo non mi esprimo perché non so quali sono le condizioni. Insomma, uno deve saperlo, giusto? Allora, permettetemi di collegarmi un attimo con Piazza Riforma. Andate a cercare un'altra webcam in un qualsiasi altro comune, vediamo. No, ma abbiamo visto Locarno, siamo lì, è stessa storia. Cioè, io credo che Ticino, non so, voi farete... Adesso ne parliamo un attimo dopo il collegamento. A Locarno, allora, come reagiscono alle a quello che viene detto qui nello studio? A Lugano, scusate. A Lugano, sì, sì. Allora, è sul numero e non solo, insomma, ci sono cittadini, anche quelli che ci hanno raggiunto nel frattempo, sono un po' sorpresi, anzi ne approfitto per prendere lei che ha portata di microfono. Cosa pensa di questo numero? Quindi quasi 2000 telecamere di sorveglianza nel Canton Ticino, secondo lei è preoccupante, è rassicurante? Guardi, secondo me non è preoccupante come non è neanche rassicurante, dipende dall'uso che viene fatto. Io penso che per un controllo non siano male, però che siano usate nel modo giusto. Quindi i paletti anche per lei sono importanti, di cui abbiamo sentito parlare. Martino Colombo, vengo a lei perché nel servizio l'abbiamo sentita dire che è quasi difficile muoversi senza, è quasi difficile sottrarsi a questi occhi che abbiamo sempre puntati addosso. Allora le chiedo, sapere che ci sono quasi 2000 di questi occhi su di noi in Ticino, se lo aspettava o la sorprende? Ma è chiaramente un numero impressionante, ma non sono io che dico che non riuscirsi a sottrarre dalle telecamere viola poi la sfera privata delle persone, è dentro nel messaggio del governo sulla futura legge sulla videosorveglianza, quindi dobbiamo vedere innanzitutto dove sono queste, cioè se c'è la possibilità di sottrarsi a questa sorveglianza. Qua a Lugano, io sono arrivato in treno oggi a Lugano, dalla piazzale stazione della città di Bellinzona, treno e poi arrivare qua in Piazza Riforma, contiamo tra le 10 e le 15 telecamere e non era possibile per me riuscire ad arrivare qua oggi con i mezzi pubblici chiaramente, ma senza essere ripreso quasi costantemente dalle telecamere. Ecco che quindi dobbiamo vedere dove c'è la concentrazione, quindi non è il numero in generale, ma piuttosto bisogna andare a vedere nei luoghi particolari e vedere lì se rispetta la regolamentazione o no. Giacomo Poretti, lei è docente, ricercatore alla SUPSI per il Dipartimento Innovazioni, Tecnologie Innovative. E per lei forse non è una sorpresa, o sì, questo numero? No, non è una sorpresa. Ho seguito di prima persona il progetto citato dalla città di Lugano e sinceramente ho visto e ho toccato con mano che le immagini di queste telecamere non sono viste da nessuno. È stato spiegato bene che per accedere a questi dati, che non sono su internet, sono in una rete chiusa della città, c'è un protocollo ben preciso che limita l'accesso unicamente su richiesta esplicita della procura, della polizia, e quindi non mi spaventa. Se citava la signora, si spaventava
della possibilità di essere seguita durante una passeggiata in centro Lugano, ecco, non è così perché non c'è nessuno che dietro le singole telecamere guarda in tempo reale chi sta camminando nella città. Un'altra confusione che è stata fatta con quell'immagine e il riconoscimento facciale fatta, scattata con un telefonino, la telecamera che è stata mostrata prima sulla piazza di Lugano ha una risoluzione così bassa e con riconoscimento facciale non può funzionare, quindi non è possibile adesso. Paola, ecco, scusa un attimo, volevo farle piccare certo. Qui in studio un secondo, Paola, solo un attimo, poi un'ultima battuta, voleva dire? Ma è una questione di valutare se così tante telecamere siano veramente necessarie, se veramente c'è il bisogno di seguirci così tanto. Questo è il problema del bisogno. Ancora una battuta, semmai, da Lugano, oppure riprendiamo la linea e ve la do dopo. Oppure, dimmi Paola, una battuta sola. Magari faccio dire una battuta su questo numero anche a Stefano Doninelli. Ma sì, anch'io da parte mia ritengo che non è un numero eccessivo, visto lo scopo che ci sta di dietro e come tutte le tecnologie vanno utilizzate in modo corretto e poi di problemi non ce ne sono. Insomma, qui uso corretto, con un uso corretto il numero non spaventa, però evidentemente questo è un aspetto importante di cui tenere presente. Bene, grazie. Poi torniamo un attimo a collegarci prima di concludere. Eleonora, un attimo da casa e poi sentiamo ancora il signor Costa. Sì, da casa, prima delle telefonate, la presa di posizione della polizia di Locarno, che abbiamo segnalato poche segnalazioni delle telecamere e ci dicono che sono in corso delle valutazioni per migliorare l'informazione al pubblico e che i correttivi verranno applicati non appena la legge cantonale avrà terminato il suo iter. Bene, questo benissimo. E poi invece qualche stimolo per gli ospiti? Poi forse un Costa, giro di telefonate veloce. Diciamo che i messaggi che arrivano da casa tendenzialmente sono favorevoli alla videosorveglianza, soprattutto perché c'è tanti che scrivono ormai la nostra privacy l'abbiamo già persa con i telefonini, certo. Oppure è inutile lamentarsi per la perdita di privacy e poi passare il tempo su Facebook e lasciare tutte le nostre informazioni. Dal grande classico, chi teme le telecamere significa che ha qualche cosa da nascondere. Male non fare paura. Allora, la signora dice male non fare, paura non avere. È arrivata anche quella. È arrivata anche quella, quindi il detto popolare. Perché non va bene? Cioè lei vedo allora, che scuote la testa tutto il tempo. Assolutamente, perché è la frase che si sente spesso dire secondo cui se non ho nulla da nascondere, non ho nulla da temere dalla videosorveglianza, è completamente sbagliata, arriva fino davanti alla punta del proprio naso, poi crolla, non regge. Perché a questo dobbiamo opporre che se anche non abbiamo nulla da nascondere, abbiamo il diritto costituzionale di poter andare e venire liberamente senza doverci sentire costantemente monitorati e documentati da parte dello Stato. Ma bisogna capire bene una cosa, la realtà è ancora diversa, la realtà ancora diversa non è, e lo ripeto, che lo Stato sia lì a costantemente monitorare il cittadino, soprattutto quello innocente. Ma lei lo ripeto, dice, ma scusi, perché teme che succeda in altri stati, allora questo diciamo che giustamente in altri stati sta avvenendo in Svizzera. Ci sono dei primi sentori che si possa andare in questa direzione. Quindi allora, dobbiamo tenere gli occhi aperti sull'evoluzione. Allora, permettetemi di fare un passo, perché stiamo parlando appunto anche dei rischi, le derive, i pericoli. Torniamo al nostro test, così coinvolgiamo anche la signora Ramona che è qui con noi stasera. E andiamo a vedere che cosa è successo, perché poi, se vogliamo, è un po' la deriva dell'uso della telecamere di videosorveglianza, quindi di riconoscimento facciale. Abbiamo realizzato questo test nelle strade, abbiamo fotografato tante persone, tra cui anche la signora. Quindi basta una foto e guardate che cosa può succedere, dove si può arrivare. Ecco quello che vi raccontano Eleonora Terzi e Valerio Scheggia. Avevamo scattato delle foto a dei perfetti sconosciuti. Grazie al sistema di riconoscimento facciale, risaliremo ai loro nomi? Niente. Non c'è più niente.
da fare. Niente da fare, non riusciamo a identificare nessuno. Sognare. Riproviamo. Un grande amore. Basta inserire le foto degli sconosciuti in un programma apposito. Un clic e il software setaccia il web alla ricerca di volti simili tra milioni di immagini online. I primi tentativi vanno a vuoto. Insistiamo con altre foto e nell'attesa di un responso andiamo da chi già utilizza programmi simili a questo. Non dobbiamo fare tanta strada. Siamo a Losanna, alla sede della polizia del Canton Vaud. Per ogni crimine, in particolare per i casi gravi, abbiamo a disposizione tantissime immagini. Oggi posso dire che le immagini sono essenziali nelle inchieste di polizia. Addirittura vengono utilizzate più spesso del DNA per identificare le persone. E questo anche grazie all'intelligenza artificiale. La polizia cantonale vodese è una delle poche a dichiarare apertamente di avvalersi del riconoscimento facciale nelle sue inchieste. Capisco i timori sul riconoscimento facciale in strada per sorvegliare le persone, ma questo non è il ruolo della polizia. Il nostro compito è di identificare gli autori di infrazioni attraverso le prove che raccogliamo. Sulla base delle tracce che va a rilevare. Il nostro sistema di riconoscimento facciale sarà sicuramente meno raffinato di quello della polizia vodese. Eppure, qualche cosa otteniamo anche noi. Che sia lei non ci sono dubbi. Ramona? Sì, siamo riusciti a trovarti. Sì, venuti per me? Sì, sì. Ah, oddio, non pensavo fosse un caso. No, no. Sorpresa riuscita. E non è un caso. Partendo dalla nostra foto, il sistema ha scovato un volto che corrisponde a quello della sconosciuta. E lo ha trovato sul sito delle ultime elezioni cantonali. Accanto alla foto, nome e cognome della nostra vittima. Non più ignota. Una cosa che mi aspettavo, però in effetti cioè, è strano, perché dici, beh, chiunque allora ti vede in giro può farti una foto, può metterla sulla piattaforma e risalire a chi sei. Ma andiamo avanti. Direi che l'abbiamo trovata. Chiamavo per avvisare che ci eravamo riusciti, grazie alla tua foto siamo risaliti all'identità e al numero. Ok, ma davvero, cavolo! Sì. Juan Domeniconi. Identificato anche lui. E partendo dalla foto, scopriamo molte informazioni utili per rintracciarlo. Ad esempio, la palestra dove allena e quando. Piacere, onore, adesso possiamo presentarti. Al momento di scattare le fotografie, avevamo già parlato con queste persone. Chiedendo loro di non svelarci l'identità. Lei non deve dirmi né nome, né cognome, né nulla. Sì, sì. Ma soprattutto chiedendo il loro consenso per il nostro test. Allora io accetto. Io accetto. Io accetto. Okay, io accetto. Io accetto. Senza autorizzazione, un riconoscimento facciale sarebbe illegale. E ha giusta ragione, visto la potenza di questa tecnologia. Cioè, guarda dove ti ha riconosciuto. Sì. Il software di riconoscimento facciale ha individuato il volto di Gabriel in mezzo a centinaia di persone. Il fatto che sia andato proprio a prenderti all'interno di questa massa mi preoccupa un po'. Questo era un bel evento, però magari qualcuno partecipa a qualcosa che non vuole far sapere. È un mezzo potente. Sì. Preoccupazioni condivise da Amnesty International, Algorithm Watch e Digitale Gesellschaft. Infatti hanno lanciato una raccolta firme contro il riconoscimento facciale automatizzato. Sapere di essere filmati e potenzialmente riconosciuti potrebbe spingere i cittadini a rinunciare a dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione o di riunione.
Software di riconoscimento facciale a parte, anche l'uso di telecamere di sorveglianza richiede un quadro legale chiaro. Ecco il recente messaggio di legge del Consiglio di Stato. Ad attirare la nostra attenzione è l'articolo sul principio di proporzionalità, che precisa: le immagini devono essere usate solo per casi gravi. E prima di questa legge? La rete di videosorveglianza è stata utilizzata anche per punire chi commette piccole infrazioni? In principio no, perché comunque la base di qualsiasi videosorveglianza è la proporzionalità. Non sono lì per quello. E sono generalmente non utilizzate per le infrazioni minori, dopo escluderglielo al 100%. Eppure, a quanto pare, qualcuno si è lasciato tentare utilizzando la rete di videosorveglianza. Per multare chi getta i rifiuti a caso. O chi appende volantini senza autorizzazione. E c'è chi per difendere i propri diritti si è rivolto a un avvocato. Ne ho avuti di casi che riguardano la fissione di un manifesto, l'aver acceso una torcia durante una manifestazione, piccole infrazioni di questo genere che vengono perseguite attraverso i riscontri delle videosorveglianze. L'avvocato Castelli solleva anche un dubbio sull'identificazione dei sospettati. Una persona che non aveva alcun precedente penale viene chiamata a rispondere sulla base di un riconoscimento fatto tramite la telecamera. L'avvocato si riferisce a una vicenda del 2018. 200 franchi di multa per violazione dell'ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica. L'infrazione? Aver affisso dei volantini di una festa all'interno del tunnel di Besso. La polizia avrebbe individuato il presunto colpevole nei filmati delle videocamere. Ma come ha fatto a dare un'identità allo sconosciuto nel video, visto che era incensurato? Un agente lo avrebbe riconosciuto perché mesi prima era già stato controllato per strada dallo stesso agente. È difficile pensare che un agente sia in grado di ricordarsi tutte le persone che controlla con tutte le generalità e tutte le fisionomie delle persone controllate. All'accusato però non è stata data la possibilità di confrontarsi con l'agente per capire come sia stato identificato. E così il caso arriva fino al Tribunale federale. Risultato? Annullamento della multa per violazione dei diritti procedurali e indennità di 3.000 franchi per il ricorrente. Malgrado tutto, comuni e polizia ticinesi assicurano: i sistemi di riconoscimento facciale non vengono utilizzati. Anche se altri cantoni lo fanno e la tecnologia lo permette. Alla DOS Group di Mendrisio ne abbiamo un assaggio. Lui è Stefano Doninelli, il direttore. Lui è Giacomo Poretti, ricercatore e docente della SUPSI. Nel 2015 hanno sviluppato il progetto Neuralai. Su un'area delimitata, in questo caso su circa 200 metri per 200 all'interno della città di Lugano, abbiamo avuto l'accesso ai dati di un piccolo periodo di una quindicina di telecamere. Il software cataloga tutte le immagini che vede per tipologia di oggetto, quindi il colore di una maglietta, la presenza di un cappello, di una valigia. E non gli sfugge proprio nulla. Come funziona la ricerca? Io seleziono una telecamera, aggiungo un criterio, in questo caso un pullover rosso. Il sistema va a cercare tutte le persone con il maglione rosso transitate sotto le telecamere nel periodo richiesto. E non è finita qui. Quando la persona dice "è questa qui che sto cercando", c'è la possibilità di seguire questa persona oppure andare a cercare delle figure compatibili nelle telecamere attorno. E qui vedo che 30 secondi dopo, in un'altra zona lì vicino, andava in una certa direzione. E così la persona ricercata non ha più scampo. Questa tecnica evita di guardare ore di registrazioni e soprattutto permette di allertare immediatamente la pattuglia più vicina. Sistemi come questi non vi fanno paura, nel senso, comunque, cioè, entriamo tanto nella vita delle persone. Io penso sempre che se dovesse capitare a me stesso, mi scompare mio figlio,
piccolo e la tecnologia mi permette di trovarlo velocemente, sarei felicissimo che questa tecnologia venga utilizzata al di là delle regole o non regole. Si tratta pur sempre di un sistema di supporto, perché oggi la stessa attività viene fatta da un omino all'interno della polizia, ma che deve guardarsi di 30 telecamere, mezz'ora di filmate e stare attento di non perdersi niente. È lo stesso principio che applica la polizia vaudese. Del momento in cui utilizza la riconoscenza facciale nel caso di un'inchiesta penale, nel contesto di un'inchiesta penale non serve un'autorizzazione. Il riconoscimento facciale fa parte delle competenze della polizia. È uno strumento che abbiamo per facilitare il lavoro di inchiesta. Non è un elemento di prova, ma uno strumento di supporto. Serve a rendere più facile il confronto fra un'immagine e le migliaia di profili presenti sulla nostra banca dati. Il confronto, infatti, avviene esclusivamente con profili di persone già schedate, conservati nella banca dati della polizia. Ma per la professoressa di diritto penale Monica Simler, l'utilizzazione del riconoscimento facciale non è così scontata. Nelle procedure penali, tutto quello che non è autorizzato è vietato. Il riconoscimento facciale, diversamente dalle impronte digitali e dall'analisi del DNA, non è previsto dal codice delle procedure penali. Di conseguenza è vietato. Vietato o permesso? Il quadro legale è controverso. E questo non è l'unico dubbio. Le scatto una foto e poi guardiamo assieme. Il sistema di riconoscimento facciale individuerà il profilo corretto? Guardiamo assieme? Sì, ho paura di vedere. Eccomi. È lei? Sì. Trovato, proviamo ancora. È vero che con te non ha funzionato. Un tentativo riuscito e uno fallito. E lei? Sì. Quindi trovato? Fatto bingo. No, non sono io. Non sei tu? No. Proviamoci un'ultima volta. E lei o non è lei? Sì, sono io, addirittura in Messico. Ci Open credo. Website. No, questa qui è una foto fatta per un ritiro di yoga in Messico. Il nostro interlocutore non riesce a nascondere il suo stupore. Questi sistemi identificano meglio i bianchi caucasici, fanno più fatica con gli altri. Un rischio nelle inchieste? Il sistema non identifica una persona. In base alla foto ci indicherà le persone che gli assomigliano. In seguito c'è il lavoro di comparazione fatto da uno specialista. Ma alla fine, con questa tecnologia, non c'è il rischio di cadere nella tentazione di voler controllare la società? Non possiamo escludere in futuro questo tipo di evoluzione, ma oggi il ruolo della polizia è quello di far luce sui crimini grazie a delle prove. La polizia non utilizza il riconoscimento facciale per sorvegliare la società. Allora Ramona, Gabriel, Juan, Nesrin e tutti noi possiamo davvero dormire sonni tranquilli? Oppure la sorveglianza di massa e il riconoscimento facciale saranno il nostro futuro incubo. Ebbene, il miracolo dell'intelligenza artificiale, avete visto il nostro test, tra l'altro tra 2 settimane parleremo proprio di ChatGPT, che la citava anche lei, quindi segua tra 2 settimane che sarà interessante. Allora, restiamo intanto al caso del riconoscimento facciale un attimo, perché siamo riusciti a rintracciare lei, la metà delle persone che avevamo fotografato, diverse le abbiamo rintracciate. Che pensa lei? Le va bene? È un sistema che la preoccupa o no? Visto che anche lei dice io non ho niente da nascondere. Ma allora, quando mi hanno presentato come funzionava il sistema, me l'aspettavo che mi avrebbero trovata, perché sono consapevole di essere sul web, quindi me l'aspettavo. Ma ciò nonostante, quando li ho visti arrivare sul mio posto di lavoro, ha fatto un certo effetto, perché mi sono comunque sentita vulnerabile, come se in qualche modo avessero violato la mia privacy, sono in un posto che è mio. Ciò nonostante, sento che questa mia preoccupazione è più rivolta all'esterno e non allo Stato e alle autorità, quindi mi preoccupa di più che gli altri cittadini malintenzionati possano risalire a me.
Interessante, però l'ha colpita questo fatto che sei riuscito a trovare il posto di lavoro, i numeri di telefono, perché la ricerca poi può essere molto invasiva, no? Se si usa questo strumento. Allora, anche con Google. Come? Anche Google, se siamo personaggi che hanno fatto una campagna elettorale, metto la faccia in Google, non ci vuole un software particolarmente evoluto, il motore di ricerca per chi è sul web, su LinkedIn, su Facebook, metto la foto, lo trovo. Certo. E poi ho tutti i suoi dati che ha messo lui volontariamente in rete. Quindi il grosso questo... distinguo, secondo me, che va fatto è questo, cioè lo Stato non fa quello e abbiamo visto anche quel progetto di ricerca pilota con le telecamere che erano parzialmente della città, non è la città che lo fa, cioè lo Stato quella roba lì in Svizzera, a Lugano, non lo fa. Ok. Però lo Stato in Svizzera, abbiamo visto, usa il sistema di riconoscimento facciale con dei paletti, dicono nel Canton Vaud. Sì, ma non c'è una legge, non è scritto da nessuna parte che il riconoscimento facciale nell'ambito della sorveglianza pubblica è vietato. Cioè è quello che noi chiediamo. Ma lo usano però, per esempio invece a Losanna, San Gallo, a Zurigo hanno votato proprio un divieto di riconoscimento, quindi il Gran Consiglio ha votato e non possono utilizzarlo. Ma allora, ognuno fa quel che vuole? Esatto, allora, il fatto che un corpo di polizia usi il riconoscimento facciale non vuole ancora dire che ciò sia legale. Il riconoscimento facciale è attualmente illegale. In particolare in Ticino non è previsto e non sarà previsto in futuro nella revisione totale della legge sulla polizia attualmente in corso. Quindi i comuni che già si sono dotati dei software di riconoscimento facciale possono cestinarli perché non potranno usarli. In Ticino? In Ticino, questo sia ben chiaro. Quindi non ci sarà, non c'è ora e non ci sarà la base legale per il riconoscimento facciale. È chiaro che il riconoscimento facciale va capito, è come il riconoscimento delle targhe dei veicoli, attualmente lecito il tracciamento in tempo più o meno reale dei movimenti di un veicolo ricercato o scomparso. Lo scopo è sempre quello della polizia, bisogna sempre partire da questo scopo. Certo. E se capiamo questo, capiamo anche che il rischio di abuso è assolutamente minimo. Non siamo ancora in certi paesi dove il riconoscimento facciale viene usato per classificare il cittadino, per decurtargli dei punti sulla pagella sociale o non so cosa, per non dargli i sussidi di studio per i figli o quant'altro. Su questo possiamo stare tranquilli, dice. No, non possiamo stare del tutto tranquilli in Svizzera. Dobbiamo tenere gli occhi aperti perché le velleità in questa direzione non mancano. Ci sono dei capi di polizia di altri cantoni che hanno espresso ufficialmente nei media la volontà di idealmente estendere il riconoscimento facciale a tutta la popolazione. Allora, signora, voi su questo siete molto critici, dite addirittura che il rischio è quello che possano essere messi in pericolo i diritti fondamentali, non so, quelli di riunione, di protesta e così, però non è un po' esagerato, in fondo non siamo in una dittatura, non siamo in Cina. No. La questione è che i miei dati biometrici sono come il mio DNA, io quando esco per strada non mi si chiede di dare un campione di DNA. Il dato biometrico permette di individuarti come essere unico. Questo a me fa paura. Fine. Cioè, e poi c'è tutta la dimensione legata alle possibili limitazioni dei nostri diritti. Se pensi o sai di essere costantemente sorvegliato, identificabile, per esempio, è un po' un delirio d'ipotesi, ma non si sa mai purtroppo. Abbiamo una nuova legge sulle misure di polizia che stabilisce in modo estremamente vago quello che è una persona potenzialmente pericolosa. Se io partecipo a una manifestazione contro il rincaro o per la cassa malati unica, rischio di essere classificato un giorno come individuo potenzialmente pericoloso? Per fortuna no, perché abbiamo delle garanzie costituzionali che sono date, la garanzia che tutta una serie di mezzi possano essere utilizzati in modo improprio. L'ha detto il signor Costa, purtroppo
i paletti, i famosi paletti dei quali parliamo dall'inizio, per quel che riguarda il riconoscimento facciale e tutto il biometrico, non ci sono. Allora, perché poi c'è l'altro aspetto, anche tornando proprio alle videocamere, all'uso della videocamera, non al riconoscimento facciale. Si era detto che vanno usate con proporzionalità per crimini importanti, per intervenire. Qui abbiamo visto l'esempio di qualcuno che andava a figgere dei fogli nel tunnel di Besso. Insomma, lì non è un uso sproporzionato per andare a cercare qualcuno che affigge foglietto su un muro. Caso ecco. Specifico, cioè, si è perso un poliziotto, ha perso tempo, ha guardato, l'avete cercato. Il caso specifico non lo conosco e quindi prendo nota di com'è andata e anche l'evoluzione. Però è sintomatico, eh? Ma anche l'evoluzione della giurisprudenza che ci ha ben spiegato ancora prima della legge, adesso arriva anche la legge, chiarisce bene quali sono i margini. Infatti non è mai più successo, non mi risulta che sia successo e io questo caso specifico non lo conosco. È chiaro che non sono lì per quello, è quello che dicevo nel firmato, non sono lì per quello. Quindi è una deriva quella lì, se è così. L'ha già detto un tribunale, non devo dirlo io. Il tema è che le videocamere non sono lì per quello. Abbiamo visto anche che c'è stato quel caso molto importante della ragazza a cui il compagno marito stalker aveva dato appuntamento nel garage in un autosilo e cominciava a essere picchiata a morte. Beh, lì si è sventato un femminicidio. Ritorniamo alle proporzioni, nel filmato si è sentito se sparisse mio figlio o ci fosse un reato grave sarei contento che qualcuno potesse individuare l'autore o intervenire. E questo non la tranquillizza. Il limite è il buon senso come in tutte le cose. E non, questo non la tranquillizza. È una questione di dati. Io leggendo per documentarmi mi sono chiesta ma qual è l'effetto deterrente? E mi ha colpito leggere una cosa, Nizza. 14 luglio del 2016, la città più videosorvegliata di Francia, perché è pioniera in questo campo, l'attentato. Su Promenade des Anglais c'è stato, poi dopo le tecnologie sono servite per ricostruire i movimenti, ma dopo non è stato sventato nulla. E infatti anche non ha un effetto dissuasivo solo, ha un effetto anche per sventare determinati reati e per capirne... O spostarli altrove, c'è anche tutta la questione dello spostamento. Però io dissuasivo potrebbe averlo se è visibile, no? O neanche, visibili. Perché il problema è che a volte non c'è scritto, non ci sa. Ma il filmato ha detto bene, quelli di emozione piuttosto che o quello che è alterato nelle sue capacità lo fa comunque a dipendenza, telecamera, pattuglia o qualsiasi altra cosa. Noi non dobbiamo focalizzarci sul caso specifico perché abbiamo enfasi al volantino e passiamo sotto traccia il femminicidio sventato. Dipende da che focus vogliamo dare. Noi dobbiamo partire da uno Stato che lavora in buona fede, che vuole garantire una sicurezza alla maggior parte dei cittadini. Noi nel nostro sondaggio che avevamo fatto sulla sicurezza avevano chiesto e detto... Ma non è un po' un'illusione? Non è un'illusione. Guardi, io ho letto ricerca francese durata diversi anni su 60.000 reati. La videosorveglianza, quella semplice, è servita nel risolvere tra lo 0 e il 3% dei casi. Quindi lei dice, stiamo esagerando. Voi molti dati li fornite alla polizia, però non sa quanti vengono risolti poi. Quello no, però sappiamo che importanti casi sono stati risolti. Okay. Se non ci fossero state le telecamere non si sarebbero risolti. Il femminicidio sventato se non state le telecamere. Allora, permettetemi di andare verso la chiusura, vorrei fare un ultimo collegamento, poi sentire ancora un giro da casa e poi vi faccio fare l'ultimo intervento. Allora, Paola, però veramente brevemente in finale, magari questo aspetto su favorevole o contrario al riconoscimento facciale, le persone che sono lì con te? Ma forse proprio visto che ho qui gli sviluppatori di questo sistema, giusto molto rapidamente, il sistema che abbiamo visto nel servizio non è ancora giusto, non è ancora sul terreno. No, è stato un prototipo interrotto più che altro per mancanza di investimenti, perché sono sistemi che metterli a livello produttivo costano molto e alla fine l'esercizio si è fermato in un esercizio. E proprio per capire, lei è il direttore di questa ditta, DOS Group, il cliente potenziale, se venisse messo sul mercato, chi sarebbe e come potete garantire che non ne faccia, magari non in Svizzera, anche un altro paese che non rispetta magari i diritti, che non ne faccia un uso pericoloso?
Sicuramente i clienti ideali sono gli enti pubblici, gli enti di sicurezza, e sicuramente non il privato. E come si diceva prima molto brevemente, si ritorna al buon senso, alla professionalità di chi deve utilizzare questi strumenti, assolutamente. Quindi comunque una sfida importante, penso, anche capire come utilizzarli, a chi affidarli eventualmente, e magari una sfida che interessa anche per lo studio, ecco, nei termini etici, come abbiamo sentito. Benissimo Paolo, io vorrei ringraziare anche i tuoi ospiti, questo è l'ultimo intervento dalla Piazza Riforma a Lugano, quindi grazie davvero per il contributo che avete dato. Ci è andata bene perché mi sembra che non ci sia stata la pioggia, quindi l'abbiamo scampata bella. Benissimo. Allora, Eleonora, un ultimo giro, poi facciamo l'ultimo intervento con gli ospiti. Sì, ultimissimo giro. Una notizia, diciamo, positiva, che qualcuno che ci scrive: io grazie alle telecamere ad Ascona dopo neanche 3 ore ho ritrovato la mia bicicletta, quindi ben venga questo ritrovamento. Servono questo. E poi però, per chiudere, magari una riflessione di Luca, che ci dice: ogni cittadino ha il diritto di nascondere qualcosa allo Stato, e non parliamo di atti illegali. Questa è una filosofia. Ogni cittadino ha il diritto di nascondere qualcosa allo Stato, di decidere probabilmente anche come vuole vivere, se ha il diritto di non dire delle cose, no? Però è vero che siamo sul campo più filosofico qui, no? Allora, in conclusione, siamo nel campo del diritto costituzionale. Del diritto costituzionale, esatto. Che vede l'essere umano come l'elemento cardine, il valore centrale, portante di tutto lo Stato di diritto, attorno al quale lo Stato deve ruotare e massimizzare i suoi sforzi nel massimo rispetto di questo valore, che è l'uomo, non la sicurezza, non le paure, non altre cose. Va bene, allora permettetemi di chiudere, devo veramente chiudere perché stiamo andando veramente lunghi, però volevo fare un'ultima battuta. Allora, i prossimi interventi, alla luce di quello che stasera è emerso, le cose buone, le cose meno buone, gli errori, l'efficacia, pronti a cambiare qualcosa, penso, no? Ma sicuramente fare la verifica sulla conformità della webcam, è il progetto di maggiore trasparenza, noi l'abbiamo, e continueremo a non controllare i cittadini che si comportano bene, che rispettano le regole e che non vogliono nascondere niente allo Stato perché non stanno commettendo nessun reato, perché noi quei cittadini non li controlliamo. Mm-hmm. Andiamo a controllare nei casi gravi o specifici quando c'è un'ipotesi concreta di una situazione di reato, e anche la sicurezza è un compito precipuo dello Stato, sì. Perché per vivere in uno Stato con l'ordine pubblico, certo, è un dovere, signora, dello Stato quello di garantire una sicurezza nel rispetto della proporzionalità delle regole e delle libertà dei cittadini. Signora. Io spero che ci sia anche uno sforzo nel educare i cittadini, la cittadinanza, a capire il potenziale positivo, ma anche di rischio su quelli che sono i nostri diritti. Dobbiamo perché cominciare da la cosa che mi colpisce è quest'idea che va tutto bene, la banalizzazione totale. Sì. Allora io le lascerei veramente l'ultima cosa che lei vuole dire ai cittadini, o qui stasera l'ultimo paletto che vuole piantare. Non sarà un paletto. Non sarà un paletto. Ma partendo. L'ha piantati tutti. Non ancora, ce ne sono tante. Va bene, faremo un'altra puntata. Ma ripartendo nuovamente dai compiti di polizia locale, forse consiglierei anche ai comuni di riflettere se hanno effettivamente un mandato da parte della polizia cantonale o comunque dello Stato, del cantone in generale, di raccogliere mezzi di prova per reati che non sono di competenza del comune. Qui mi manca. Sì, no, qui abbiamo la collaborazione delle polizie, proprio la polizia cantonale che in base alla collaborazione esiste con le polizie comunali, poi però chiaramente non è di competenza della polizia comunale, lo fa su mandato della polizia cantonale o della magistratura penale, a cui poi vengono trasmesse le immagini all'interno di un protocollo dove le persone che possono guardare le immagini sono quelle selezionate, sottoposte a verifiche, sottoposte a limiti precisi. E questo mandato è previsto in una legge? E questo nella collaborazione tra le polizie, su richiesta specifica anche da parte della polizia cantonale o della magistratura. Allora,
Ha qualcosa, un'ultima qualcosa da dire? L'ultimissima, cittadini, sì. Una battuta, però pochi secondi. Lo sa com'è nata il progetto di legge cantonale quadro sulla videosorveglianza pubblica? Me lo dica. Da un piccolissimo caso di littering leggerissimo, un cittadino ha gettato lo scontrino del caffè a l'una di notte sulla piazza del comune. Ecco, quello è un modo sbagliato di usare la videosorveglianza. È stato beccato con una videosorveglianza invasiva e evidentemente multato. Il caso è finito sui giornali. Non mi è sfuggito e da lì è partita una valanga di riflessioni sia mie che del gruppo di lavoro che ho fatto bene a dirlo perché ho preso il governo per creare questo progetto di legge. Ha fatto bene a dirlo perché quando si dice noi non facciamo, però a volte succedono queste cose, vuol dire che ci sono derive e bisogna evitarle. Sì, però non bisogna togliersi gli strumenti, che risolvono molti casi buoni per poche derive, bisogna contenere al minimo le derive con buone regole. Le derive sono quelle lì che non bisogna intervenire a posteriori e non star lì a guardare, però in alcuni casi... E nessuno sta lì a guardare. Okay, però in alcuni casi è stato usato per delle marachelle, ecco, quindi quello andrebbe evitato. E molte altre derive ancora di cui purtroppo non abbiamo il tempo Parleremo. Di parlare, ma ci sono. Come torna a casa? Più confusa di prima, cioè più convinta. No, che dopo come questa esperienza... Mi ha fatto prendere più coscienza di quello che noi per primi vogliamo divulgare sul web, nel senso che secondo me i primi che devono garantire la nostra privacy siamo noi stessi. Quindi mi hanno trovata perché io ho divulgato delle mie informazioni e quindi secondo me la riflessione dovrebbe partire da questo punto. Sì, però signora, se posso permettere, io divulgo su internet i miei dati nell'esercizio del mio sacrosanto diritto, l'autodeterminazione informativa. Io lo faccio perché io lo voglio. Lo voglio. È diverso. No, infatti, il problema è che bisognerebbe rifletterci forse più a fondo. Questo intendevo, che bisognerebbe rifletterci più a fondo quando si decide di proprio per divulgare evitare dei tutto dati. Questo. Sì. Va bene, io veramente vi ringrazio tantissimo. È un tema complesso. Anche con forti contrapposizioni, però credo che sia stato un bel esercizio anche per chi ci sta seguendo da casa. Credo che si possa riassumere in tre battute: informazione, trasparenza, proporzionalità. Se ci si muove in questi tre ambiti, diciamo che i problemi si riducono moltissimo. Allora, grazie davvero e noi ci vediamo venerdì prossimo e parleremo dei famigerati PFAS, che sono sostanzialmente dei contaminanti ambientali eterni, avete capito bene, sono nell'aria, nella terra, nell'acqua e noi siamo andati a cercarli nei laghi, nei fiumi della Svizzera italiana, del Ticino e li abbiamo trovati e vi racconteremo che cosa questo significa. E poi la zanzara tigre è tornata a ruggire e vi racconteremo che cosa succede e soprattutto chi deve intervenire e lo fa davvero. Bene, venerdì prossimo, grazie a tutti, buona continuazione di serata.